È stato trovato morto l'uomo di 67 anni disperso la scorsa notte con la moglie a Scordia, a centro della piana di Catania. La coppia sarebbe stata travolta dalla furia dell'acqua nel tentativo di abbandonare l'auto sulla quale si trovavano. Ancora in corso le ricerche della donna, ma danni ingenti si contano in tutta la Sicilia con voli cancellati e mareggiate che rendono impossibili i collegamenti, frane su diverse arterie. Fino alle 18 di oggi allerta meteo in Campania, le raffiche di vento hanno costretto alla chiusura di parchi e cimiteri a Napoli e Pozzuoli.